meravigliose barbara banco grazie 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 io mi saluto mi ritiro in regia grande grazie dove sei sempre praticamente esco di qua dove sei sempre praticamente Marco, Passetto. che dici? Ma guarda, guarda che meraviglia. Grazie, grazie a ognuno di noi che è venuto a sostenere questo, questo nuovo scenario. Fino adesso abbiamo pensato che la TV fosse leggermente il quarto potere, che è il quarto potere. E quando io guardo la TV, ormai dal 98 che io non ho la televisione, ma la guardo perché mio padre magari ce l'ha, mi rendo conto che potrebbe tranquillamente essere un telegiornale del 85. C'è qualcosa di metodico, qualcosa di martellante. Sapete che il plagio è stato declassato, chissà perché. Bah. E questa invece si propone di essere la verità, perché questo è l'anno della verità. C'è poco da girarci intorno, ci siamo svegliati, abbiamo compreso cosa è successo e abbiamo deciso di unirci nelle azioni, nel fare quella sigletta è emozionante, è proprio. Voglio una chicca, perché in realtà la prima volta che me l'hanno fatta vedere neanche qualche giorno fa, quando l'ho vista, ho detto, e l'ho sentita più che altro. Questa è la mia musica di meditazione. Cioè, hanno scelto senza sapere ciò con cui io medito. Ho, ho necessità di questa musica che... Sì, le, le campane tibetane sono bellissime, ma io mi addormento e non ce la posso fare. Eh, ognuno fa come... Eh, cioè, eh, ok. <ride> Quindi... Barbara, dimmi io ti, ti cedo volentieri... Io stavo tanto bene questa, qua in questa, due. Questa. No, ma vado, vado a, a godermi la cosa da, da lontano. Da là perché, eh, Tanto dovrai tornare voglio... più e più volte, lo sai. Oggi ci guidi te. Barbara Banco. Grazie. Wow. Dovete sapere che a differenza di solito quando ci sono degli eventi è tutto molto... Oggi c'è proprio... Questo friccicorio interiore che dice oh, sta succedendo qualcosa di nuovo, di positivo. Questa verità. Allora, io potrei parlare, non di Bonifacio VIII, assolutamente, potrei iniziare a parlare di che cosa stiamo facendo. Cioè, cos'è l'autodeterminazione? Allora, intanto, una qualcosa che noi abbiamo... Vissuto e stiamo vivendo in maniera diversa da quella che è l'idea dell'autodeterminazione prima del 2020. Me la sono studiata in tutte le salse, in tutte le forme. Perché? Perché questa informazione a me è arrivata molto tempo fa? O PPT, e io sono e Ether. Sono arrivati nel 2012 per me. Ma io già da prima conoscevo l'autodeterminazione come la, la vivevo? allora intanto cos'è l'autodeterminazione? l'autodeterminazione lo, lo dice proprio la parola auto de attenzione perché quando uno pensa autodeterminazione pensa io determino i miei confini io su, è il contrario auto de è privativo terminazione quindi io tolgo le limitazioni, non le metto quindi mi apro non mi chiudo, ecco già una differenza sostanziale. Chi si autodetermina è un po', si crea un recinto, si crea un istituto giuridico, si crea una modalità e diventa un'isola che normalmente combatte col sistema, combatte, combatte, combatte. L'autodeterminazione è l'apertura all'altro è l'apertura prima di tutto alla madre. Il grande, vero grande dilemma dell'uomo oggi è in che cosa ho fede? Questa parola è, è, tanto è stata usata da una parte della holding sistemica perché tutti i poteri sono un'unica entità per fare cosa? Per, per trasportare tutto fuori Abbi fede in qualcosa, in qualcuno, in un Salvatore, in qualcosa che. qui il Salvatore emerge da dentro. La fede è che in quello che stiamo facendo, in quello che abbiamo manifestato fino adesso, e non è Barbara Banco, è il popolo. Attenzione, è questa la meraviglia. Quindi autodeterminarsi per il noi è, è. Popolo, è unità di intenti, è unanimità, come diceva. Come si fa a essere unanimi quando siamo tutti autodeterminati, quindi vogliamo fare un po' tutti, come ci pare? Con l'intento, con i principi, con quello con cui possiamo basare tutto quello che stiamo costruendo di nuovo. Attenzione l'autodeterminazione non è un documento prima io so chi sono poi posso dire fuori mostrare pubblicare notificare chi sono c'è una grande confusione su questo perché perché il documento mi salva ecco di nuovo vedete che la fede è trasportato su qualcosa di diverso da me, fuori, finché io quel documento non lo porto dentro, e sono quel documento, non sono autodeterminata, è uno strumento, le, le dichiarazioni di io sono, sono strumenti, tutta la procedura OPPT, che cos'è? È il ripristino della legge naturale, fatto dentro, quella che era la Security Change Commission, quel luogo dove tutti gli stati sono stati stati ma non sono più stati, detta proprio così, perché, perché sono tutte corporazioni di diritto privato. Ecco che, sapendo questo, quando io mi rapporto con un'azienda, io faccio un contratto con questa azienda, sono dipendente di questa azienda, sì, firmo un contratto dove ci sono tutte le clausole, me le leggo. Qui noi non siamo stati informati chiaramente, perché l'informazione è arrivata sicuramente, ma non siamo stati informati chiaramente di quello che ci sarebbe successo appena dalla nascita a tutta la nostra vita. Pagare qualcosa che ci spetta invece per diritto. Un'altra informazione... Meravigliosamente coerente col percorso è eh? io sono il diritto, ma sono anche il dovere. Un po' di tempo fa, quando è iniziato quello che io chiamo panfantasia, nel, nel novembre del 2020, ho incontrato una donna, ma così per una situazione di contatti diretti e è nato un amore meraviglioso di sorellanza e adesso mi ha fatto veramente il dono di essere qui insieme a noi, quindi ve la presento e ci faccio due chiacchiere insieme come nel lontano 2020. Tanti hanno conosciuto Barbara Banco, io dico è importante che passa il messaggio. Io sono il postino, io sono il messaggero, il messaggio non è mio, il messaggio è nostro. Anna, senatore. Grazie. Piroetta. Piroetta. Ciao Anna. Ciao. Prego. Okay. Intanto grazie, grazie soprattutto ai vostri sguardi quando mi avete incontrata, accolta oggi, perché arriva tutta non solo la gratitudine, ma arriva proprio quella riconoscenza che parte dal fatto che le informazioni sono la salvezza. E con queste informazioni voi avete fatto la vostra scelta, la vostra strada, se siete qui. E quindi non ho incontrato tutti voi, ma oggi, adesso, in questo momento, a ognuno di voi va il mio abbraccio cosmico, perché è anche grazie a voi che avete raccolto le informazioni di quella intervista. Ed è grazie a voi se siamo qui oggi e si stanno aprendo le porte di quel quarto potere che può essere al servizio dell'umanità. Esatto. Senti cara, il nostro video ha cambiato sicuramente la vita di tanti perché, perché l'informazione poi apre le porte, la conoscenza e soprattutto se riusciamo a collegare noi stessi all'eterna essenza che è una, allora lì cambia la vita. Ma a te, dopo quel video, come ti è cambiata la vita? Allora, Barbara, oggi incominci tu a fare le domande. Esatto. L'ho intervisto <ride> io, è fantastico. In effetti, la PAN fantasia, come la chiami tu, aveva già cambiato parte della mia vita. Perché ho fatto emergere un altro talento che era quello proprio di portare le informazioni, ma non soltanto nell'ambito della naturopatia, della medicina olistica, ma in un ambito che eh, era legato al diritto. Sì, perché in realtà ti conoscono tutti un po' come la giornalista, mentre Anna in realtà ha tanti talenti, uno tra tutti, ce lo dici tu qual è? È difficile potermi definire. Il mio io sono è davvero un insieme di doni che ho ricevuto e sono stata in grado di attivare. Perché in realtà noi arriviamo davvero come dei viaggiatori qui sulla terra con una valigia, e quella valigia spesso la lasciamo chiusa, qualche volta l'apriamo, ma difficilmente riusciamo a tirare fuori. Tutto ciò che ci eravamo portati, però ce lo siamo dimenticati. E quindi il mio lavoro, eh, che poi è un'occupazione, perché quando si lavora è vero, si percepisce anche il denaro, ma c'è un riconoscimento che va ben oltre il denaro. E quindi il mio lavoro è quello di aiutare a ricordare chi siamo. Perché ho imparato a farlo per prima io. Quindi eh, posso dire che sono naturopata. Beh, diciamo che il titolo, attenzione che la vita è piena di titoli, è tutto un titolo, un titolo alla nascita, un titolo di proprietà, i soldi sono un titolo e sono esattamente quelli su cui il sistema accampa diritti, è lì. No? Quindi il titolo ci interessa in quanto competenza. No? Um, nel mio caso ed è molto particolare e mi contraddistingue. Io prima faccio le cose, poi le studio e poi ottengo i riconoscimenti. E quindi il diploma come operatore olistico e la laurea in naturopatia ortomolecolare è arrivata praticamente alla soglia dei 50 anni. Quindi. Uh, ciò che siamo ci contraddistingue. Poi è naturale che ci facciano piacere i riconoscimenti, ma l'importante è che prima lo riconosciamo dentro. Questo è fondamentale, perché puoi avere tutti i titoli e riconoscimenti che ti danno dall'esterno e non solo come titoli di studio accademici. Parliamo proprio del riconoscimento di chi siamo come uomini, donne, figli, madri, padri e quindi se per prima non facciamo questo viaggio dentro di noi anche l'autodeterminazione legale attraverso un documento piuttosto che un altro perde di valore e non ha effetto quindi quando ci si domanda perché a me non funziona continuare a prendersela col documento, la situazione, la banca è il, il motivo perché non funziona esattamente è il motivo, <ride> esattamente per cui non è motivo perché non funziona e quindi, grazie Barbara, perché hai offerto attraverso quell'intervista. Non sono abituata, chi mi conosce lo sa. Io di solito sto in piedi e mi giro di qua e di là. È lo sgabello che si gira. E quindi dicevo, attraverso quell'intervista, è arrivato un messaggio, e quel messaggio ci dava. E penso che l'abbiate accolto proprio attraverso le mie domande, il fatto che io pendessi dalle labbra di Barbara. Era una chiacchierata <ride> che doveva rimanere tra me e è successo il panico. Sì, perché poi come tutte le cose dico: ma possiamo accendere il telefonino, facciamo l'intervista? Perché le mie interviste, ritornando al fatto che non sono la classica giornalista, mi piace portare le informazioni così come vorrei che le ricevessi io stessa, quindi le interviste in questi anni mi hanno aiutato a raccogliere informazioni e ciò che ho fatto e invito a fare anche voi, condividete, perché quello che rimaneva a me, va bene, rimaneva a me, ma immaginate che qualsiasi cosa voi abbiate o perché l'avete ricevuta o l'avete come talento, invece di custodirla in modo geloso con l'attaccamento e il possesso, la volete espandere. Ed ecco che oggi ringrazio, sto cercando il nome, uh, non me lo ricordo, però è un'anima che quando l'ho incontrata ci siamo abbracciati e poi mi è arrivata questa ispirazione. È l'espansione che fa la moltiplicazione. È arrivata proprio così. Quindi ringrazio quest'anima che stamattina con l'abbraccio ha suscitato questa ispirazione e quindi ve la trasmetto. È nell'espansione, quindi nella condivisione, che arriva la moltiplicazione. E quella moltiplicazione ha permesso, perché il terreno chiaramente era fertile, il seme era stato gettato decenni prima, ci sentivamo schiavi. Quindi comprendere che la libertà poteva essere a un passo da noi, bastava soltanto che facessimo delle azioni, perché le cose non accadono perché ci piovono dal cielo, ci accadono perché stanno piovendo dal cielo e le prendiamo. E quindi è questo anche proprio un augurio, un invito a guardarvi intorno, a fermarvi e a cogliere quelle informazioni, quei doni. Ringrazio un'altra anima meravigliosa che stamattina mi ha offerto proprio l'opportunità di fermarmi e trasmettere proprio questa essenza, fermarci per poi proseguire ascoltando davvero l'Io Sono. E quindi il mio viaggio è partito proprio dal chi sono, perché se non sappiamo chi siamo, non possiamo sapere cosa vogliamo. E quindi puoi avere un, una miriade di opportunità, ma non sceglierai quella che fa bene a te. La farai perché va bene per tuo marito, per tua moglie, i tuoi figli, per lo Stato. Abbiamo visto in questi due anni cosa succede quando facciamo le cose non per noi stessi, ma per un'istituzione o per un, perché un medico ti dice qualcosa, un avvocato. Possiamo stare qui ore e ore a parlare? Eh, direi di sì, perché si aprono tantissimi scenari. Invece vorrei rimanere sull'autodeterminazione, no? E, e, e il tuo libro ne parla in una forma, perché attenzione, l'autodeterminazione, abbiamo detto, so chi sono e quindi partendo da lì io posso sia eh, elevare la mia conoscenza, e quindi entrare poi in comunione con la sapienza, che sono due cose totalmente diverse, quindi l'ispirazione, l'evocazione, e dall'altra parte posso poi a quel punto dire fuori al sistema, io sono io, io sono quello che sono, ma le due parti sono determinanti entrambe. Perché, perché altrimenti, come giustamente dicevi, il documento in sé per sé non è carico, non ha, non ha energia, amore. <ride> Quell'amore di cui parlava Marco, che non è una parola, è proprio il sentimento, Proprio l'emozione che si, ti spinge, ti porta, ok? Ad affermare che non hai più confini. Sono due integrazioni. Ecco dov'è la differenza se volete l'integrazione interiore quella di cui mi parli tu e poi ti farò un paio di domande su questo libro che si chiama tantra oro, oro. poi mi spiegherai anche perché ci hai messo oro come parola l'integrazione che faccio in me stesso è la prima integrazione il primo integra dove io riprendo tutte le mie parti faccio pace con le mie parti le accolgo le trasmuto, le parole potrebbero essere tantissime. L'importante è che comprendiamo il concetto di quello che stiamo dicendo. L'altro integra, che è più, ancora più difficile, perché? perché il mio integra lo faccio attraverso il rapporto con gli altri anche. Sì, faccio le mie magari meditazioni, faccio le mie pratiche, faccio i miei pensieri, ma poi che cos'è che importa lo stimolo? a quel pensiero andare a più profondità è il contatto con gli altri un'altra delle problematiche diciamo del genere umano è proprio il rapporto con l'altro perché è perché lì è, il, è, è lo stimolo no mi tocca quella corda lì mi hai fatto male dentro di me a quella tua affermazione, a quel tuo gesto si è scatenata una tempesta, ma è dentro di me che si è scatenata la tempesta. Non è il fatto in sé per sé, ma è come io vivo quel fatto. Quindi le due cose, le due parti si debbono bilanciare. Perché? Perché è lì che l'identità nel popolo e del popolo e di popolo cambia le cose soli uno qua uno là io mi sono autodeterminato lì io mi sono autodeterminato là e tu qua però tu fai la tua strada io faccio la mia strada lui fa la sua strada e magari otteniamo anche dei risultati ma questo non ottiene un risultato per tutti e qui abbiamo questo problema grande è tutti per tutti è finito il tempo di tutti per uno e uno per tutti ma come i moschettieri poi dopo ci sarà anche Mirella Sant'Amato che ce le racconta le favole, ma quelle vere, e quindi eh, ci dirà quanto nel, nel, nell'informazione che ci arriva c'è condizionamento struttura. Ok? Quindi tutti per tutti, perché? Perché ogni azione che sia spirituale, che sia legale, nel momento in cui io la metto a un in centro, la dono. E qui pure eh, un popolo di autodeterminati non può che essere nel dono, nella gratuità. Ma che cos'è questa gratuità? Non è gratis, eh? Attenzione, gratis non c'è niente. Eh? Tutto quello che arriva gratis vuol dire che è stato già pagato in qualche modo. Mentre gratuità, e questo lo voglio, lo voglio dire, ap aprire questa piccola parentesi, viene da gratuito. Non esiste gratuità come etimo della parola. L'etimo è gratuito. Cosa significa gratuito? Significa grazia. Io ricevo una grazia quando, quando dono. E ecco che comprendiamo che il dono prevede che ci sia un altro. Prevede che, che io davanti a me ho un uomo, una donna, un valore assoluto, quindi non più un prezzo, ma il valore della vita. E donando il mio talento, anche stupidamente una cosa, senza aspettarmi niente in cambio, in quel momento incarno quelle a cui noi ci rivolgiamo sempre come popolo e come individui, le leggi universali. Attenzione: è uno status quo di legge. Le leggi universali vengono prima di qualsiasi legge umana su questo pianeta. La, la legge universale si manifesta nelle leggi naturali, Quelli, quelle che i nostri nonni, ma che vediamo manifestarsi tutti i giorni, ok? E attraverso quelle leggi universali tu lavori, vero Bene. Anna? Sì, in effetti hai parlato anche proprio del radicamento alla terra. Esatto. E in realtà siamo tutti intermediari fra la terra e il cielo. Riuscire a incarnare... Queste due forze, percepirle nella materia, quindi nella parte umana, ecco il mio viaggio, mi ha portato proprio a fare questo. E quindi è questa connessione all'amore cosmico. Possiamo chiamarlo in qualsiasi modo, ma alla fine la sostanza madre, l'eterna essenza è amore. L'amore è quello con la A maiuscola: assolutamente sì. E quindi nel momento in cui canalizziamo dall'alto, e interiorizziamo nel cuore e dalla terra canalizziamo quella forza vitale connessa all'energia della sessualità e questa è una parola che spesso fa tremare eh beh ma non ci dimentichiamo Perché che c'è tutto un vissuto eh c'è tutta una struttura religo religione religo legare tutta una struttura che ti tiene giù è peccato un sacco di cose sono peccato. <ride> peccato uguale debito, quindi ne, ti faccio sentire in colpa. Si aprono scenari di condizionamento che se ci si sofferma un attimo ci abbiamo avuto tutti. Perché? Perché noi poi, tra l'altro, in questa terra che si chiama Terra Italica abbiamo anche un fortissimo potere, uno dei tre grandi poteri del sistema che ha condizionato. Tutta la nostra esistenza, dall'inizio a quando uno magari si rende conto, si accorge che non è la sua strada. Ma questo non è sempre stato così. No. E quindi c'è un riferimento all'oro e Mirella Sant'Amato, che ho citato ben due volte nel libro. È importante che possa arrivare a voi quello che stiamo vivendo adesso e che stiamo transitando in questa nuova era è una nuova età dell'oro, quindi l'età dell'oro c'è stata, pochi la conoscono, molti la ignorano anche da un punto di vista antropologico o storico, archeologico, perché non hanno decifrato quel linguaggio e allora in questa babele... Di comunicazione oggi il linguaggio che davvero funziona, Barbara è proprio il linguaggio dell'amore. Direi che mi trovi no, non solo d'accordo, <ride> ma è, è quello che mi muove, quello che mi ha permesso in questi, anche in questi due anni, di immettere una quantità di energia che è quasi. Non sapevo neanche di avere, ok? Quindi tanti mi hanno detto: Ma come fai? Di qua, di là, ma dove la prendi tutta questa energia? Dall'unico posto, dall'unico luogo dove c'è, da quel cuore che sprigiona amore perché è servizio. Attenzione: l'autodeterminazione è servizio. Non stiamo parlando di servi. Stiamo parlando di donare a quello che è l'assoluto, la nostra opera. E l'assoluto è nel popolo, perché? Perché in ogni singolo che emerge quel vero messaggio, quello cristico, quello di rinascita, di... <ride> che succede a Pasqua? La risurrezione. Esatto, e il popolo sta risorgendo, che non è neanche la parola giusta perché risurrezione e risorgimento è un'altra cosa, ma sta… Non mi viene come si dice per plurale, però io risorgo e così il popolo risorge perché non c'è mai stato il popolo, non c'è mai stato. Perché il popolo, se non è autodeterminato, non esiste. C'è un seguire pedissequamente quello che viene indicato dall'alto, da questa autorità che ci fa tanta paura che sia l'autorità. Eh, religiosa o che sia l'autorità eh, sistemica che ci mette così tanta paura e che attraverso quella paura governa ci indirizza devi comprare questo ti devi curare così devi mangiare così attenzione ci sono strumenti del sistema che ormai stanno venendo alla luce come il manuale dei banchieri per esempio dove c'è scritto chiaramente che il nostro ambiente, i nostri corpi, la nostra aria, la nostra terra, che è esattamente quello di cui si occupa la nazione. La nazione è l'insieme degli uomini e delle donne che hanno da lungo tempo interessi comuni. E quali sono questi interessi? La terra, l'aria, l'acqua. Cos'è inquinato oggi? La terra, l'aria, l'acqua. Uomo. Humus, terra, anche noi siamo inquinati, ma non siamo inquinati solo nel corpo, siamo inquinati anche nei pensieri. Per definire ancora la nazione, perché è uno degli strumenti che abbiamo utilizzato per aggregare, per compattare, per farci sentire che insieme, intanto è, è la, la forza diventa potenza. E poi, sinceramente, ci divertiamo di più insieme. No? E che si sentono una sola razza. Attenzione, un'altra delle modalità di eh, controllo è proprio, tu sei lì? E io so che già questo succede nel piccolissimo, no? Vai a invadere i miei spazi ma che si sente una sola razza sul pianeta dividi et impera dicevano i romani ma secondo me è il più antico dei romani perché? perché è più facile governare quando tu ce l'hai col tuo vicino tu ce l'hai con chiunque sicuramente per un motivo è tempo di fare un reverse di tornare a vedere nel mio vicino nella mia amica, nella mia, so mia sorella in mia, in mia madre un amico, non un nemico, ce l'avrà una, dico una caratteristica che in qualche modo va in risonanza con me. Magari c'è un accento di no, ma una sì. Ecco, diamo consenso a che quell'unica caratteristica, quell'unico eh, sprint tramette diventi comunione. Attenzione, anche comunione è un'altra parola usata dal sistema. Vado a fare la comunione. No, io non posso fare la comunione. Io posso essere in comunione. E un'altra delle cose che fa il sistema è proprio questo, no? Cambiare il senso delle parole. Come in coscienza, <ride> come in coscienza. E quindi tornando a cosa, o meglio, in che modo, da due anni a questa parte, la mia vita. È cambiata è stata sicuramente in merito al nostro incontro sentirmi più forte, meno sola perché non so quanti poi eh, hanno saputo anche il motivo per cui ero interessata a incontrarti. Ma a causa del fatto che ci fosse sui treni già da fine ottobre l'obbligo di indossare una mascherina, e io giustamente da naturopata, dove da oltre dieci anni insegno a respirare. E quindi ho trovato del tutto inopportuno e incoerente, nel senso di non essere proprio eh, coerente an anche a me vita. stessa, nel privare dall'ossigeno, dal respirare liberamente. E quindi ero salita sul treno indossando un foulard. E questo poi ha creato un disservizio nel non avermi fatto la multa e aver fatto iniziare il viaggio da Roma a Napoli e quindi io sono stata addirittura portata via di forza dal treno. E questo è stato un episodio che ho vissuto e ho testimoniato anche proprio come opportunità, perché arrivavo a te Barbara nel 2020 già con un lavoro, quel viaggio interiore che avevo fatto di consapevolezza e quindi dietro alle difficoltà. Eh, ai disagi, anche alla sofferenza, anche al maltrattamento c'era cioè un insegnamento e quindi ho compreso quale fosse il mio insegnamento e al tempo stesso desideravo comprendere in che modo poter anche comunicare con un sistema, un sistema che in quel momento lì mi ha fatto fare uno switch ed è stato uno switch per certi versi terribile, ma talvolta abbiamo bisogno degli schiaffoni per imparare le cose. Voi pensate che ero in carrozza da sola? Mi dilungo in questo? Secondo te ha senso? Beh, ma penso che siano cose che abbiamo vissuto un po' tutti, chi in un modo, chi in un altro, non, non tutti magari in treno, ma quel momento penso eh, di. Dove, dove proprio la dignità umana viene calpestata. Viene. Attenzione, il sistema calpesta sempre la dignità umana e la maggior parte delle volte siamo noi che calpestiamo noi stessi e, e come bravi studenti, come bravi alunni, poi riportiamo nelle nostre vite le stesse identiche dinamiche, le stesse identiche informazioni. Quindi sì che è importante, Grazie. magari che ne accenni, insomma, che, che ci tiriamo fuori l'insegnamento, no? Sì, perché come dicevo ero sola nella carrozza, all'epoca viaggiavo e um, i treni erano praticamente vuoti. E quindi quella carrozza non aveva da Roma la partenza era da Roma non c'era nessun altro viaggiatore. Però ero stata seguita dal gate, perché già dal gate erano arrivate proprio evidentemente delle indicazioni che nessuno poteva attraversare quel gate senza la mascherina. E quindi incominciano ad arrivare e controllori e soprattutto le forze dell'ordine. Nella misura di nove, io ero praticamente accerchiata e quindi c'è stata molta anche pressione psicologica. Io ho cercato... Violenza, direi. Ho cercato di mantenere quella calma perché sapevo, mi ero informata e, e quindi hanno incominciato davvero a, a usare la loro forza, quell'abuso no? del loro potere. Per togliermi prima la giacca che avevo posizionato accanto al sediolino, la valigia, il cellulare e alla fine io ero lì che dicevo: fatemi quello che volete, ma io ho il biglietto. Ho bisogno di andare a Napoli. Fra l'altro c'era Francesco Amodeo con la sua manifestazione. E quindi io sapevo che volevo andare lì e non avrebbero potuto farmi nulla, cioè dentro di me sapevo che qualsiasi cosa avrebbero fatto. Io avrei continuato nel mio intento. Chiaramente, non mi aspettavo poi quello che hanno fatto. Mi hanno preso di forza in quattro, e in quel momento, ecco lo switch. In quel momento, nel, nella mia proprio parte interiore, anche mentale, stavo urlando aiuto polizia. Perché, quando ci si sente in pericolo, penso che siamo stati abituati a credere nelle forze dell'ordine e in quel momento lì lo switch è stato ma loro sono la polizia e quindi è stato importante perché comprendessi e poi chiaramente mi hai dato conferma che ci sono facenti funzione che agiscono in nome di un ordine, di un'istituzione che non ha a cuore effettivamente il cittadino, il popolo e quindi Lì ho compreso che c'era qualcosa di più che andava al di là appunto di, delle leggi, del diritto, della gazzetta. Avevo con me la gazzetta ufficiale che parlava di protezioni, non parlava di mascherina. Quindi io potevo proteggermi in qualsiasi modo, avrei potuto tutelare, come l'articolo 32, la mia salute in qualsiasi modo. E quindi lì avevo incominciato a comprendere che c'era qualcosa di più grave. E poi l'incontro con Marco Messinnato, sempre perché il mio viaggio mi porta a sentire dei richiami, noi ogni giorno possiamo avere dei numeri, dei simboli, delle parole, dei nomi e quando mi ha detto Barbara Banco, <ride> l'illuminazione, la scintilla. E quindi io ho chiesto a Marco che avevo incontrato, pensate, il 3 di novembre, io chiedo a Marco di incontrare... Questa donna, e lui mi dice: Guarda, lei ogni mercoledì viene qui a Roma. Il prossimo mercoledì era il 10 di novembre. Se voi la incontri, come ecco, facevo a farmi sfuggire questa occasione? Quando dentro sentiamo che è importante. Ti ricordi, Anna, quando ci siamo viste, che cosa è successo? Un abbraccio. Ci siamo guardate, <ride> senza dire una parola. Lei si è alzata dal tavolo. Ci siamo proprio quasi fiondate l'una verso l'altra e ci siamo abbracciate lungamente. È stato un riconoscimento. Ecco, il riconoscimento che sta avvenendo ogni volta che magari ci sono le Zoom o gli incontri in presenza che sono fondamentali. Il riconoscerci se siamo oggi qui e stiamo incominciando a portare anche questo messaggio è perché fondamentalmente hanno cercato di farci essere isole, isolati, distanziati. Ma non ce la possono fare perché se usiamo il buonsenso e usiamo l'energia del cuore è, è qualcosa che non possiamo accettare. Quindi ritrovarci vuol dire anche quella adunanza di cui parlo. Ah, parole. la parola è magica. Adunanza <ride> per me è la parola magica, anche perché è la parola che ha fatto tantam nella mia mente tutta la vita, in realtà, da quando ero molto piccola. Ero già un po' pare parecchio già autodeterminata, sì. Ero già a conoscenza di cose che oggi mi danno riscontro, cioè, io ho 50 anni, quindi ce ne è passata di acqua <ride> sotto i ponti. E quella, quella parola ha portato poi a questo, a quello che ho di fronte: meravigliose anime, uomini e donne vive che si alzano in piedi e affermano la terraferma cioè io sto sulla terraferma qui giuridicamente parlando sappiamo che la legge dell'ammiragliato ha governato e governa già vediamo quanto governa perché dalle notizie dovrebbe già essere a, a, sospesa, annullata però controlliamo prima però ecco questa legge dell'ammiragliato ha governato sul pianeta sopra quella legge naturale di cui parlavamo prima, quella che mi rappresenta in quanto io sono le leggi naturali, io sono le leggi universali, le eh, esterno, le incarno e ne sono strumento, ecco dov'è il servizio, nell'essere strumento della creazione. E eh io aggiungerei custodi. Ecco, qui cambia... Proprio nel popolo autodeterminato cambia proprio anche lì l'idea di che cosa sia proprietà e custodia. Cioè, attenzione, la proprietà è un titolo, è quel titolo su cui arrivano le vestazioni, ma è assolutamente un abuso. Perché e qui nomino mio nonno, che di solito è, mi diceva: sarai l'uomo più ricco del cimitero. Non ti porterai via niente da questo luogo, manco il corpo, perché fino a quell'atto di resurrezione il corpo rimane qui, decomposto, ok? È proprio la sensazione di ritornare alla terra. E quindi, detto questo, mi viene da chiederti, perché ieri sera io leggevo eh, e guardavo un video che... Eh, diciamo, mi hai, mi hai mostrato per quello che dice proprio questo libro. E proprio qui mi è venuto adesso in mente quell'uomo, quel Luigi, no? quella terra con una gravissima problematica. Con eh, un corpo, ok? Che, 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 che era veramente anche difficile da gestire, da portare. Okay? Ci dici due parole di Luigi, per favore. Grazie. Sì, in realtà Luigi è il testimone del primo passo. È un percorso che ho ideato per offrire assistenza sentimentale e sessuale alle persone con disabilità. E apro solo una parentesi: le disabilità non sono solo fisiche, quelle evidenti, quelle come la tetraparesi spastica che ha coinvolto Luigi fin dalla nascita. Parliamo anche di disabilità invisibili. E quindi le due parole sentimentale e sessuale associate alla disabilità invisibile vuol dire che coinvolge tutti i normodotati nella misura dell'80%, pensate. 80% di uomini e donne che hanno difficoltà, disagi, quegli handicap invisibili che non gli consente di vivere una vita affettiva e sessuale. E quindi questo percorso è stato ideato per offrire una risposta perché quando entriamo poi in questo ambito legato alla sessualità, ecco che io avendo compreso la parte energetica dell'essere umana, perché siamo spirito incarnato nella materia, e grazie a questa energia, che poi documentandomi può essere chiamata in diversi modi, il soffio vitale, il chi, il prana, la Kundalini, e io quando ho sentito Kundalini, così come tanti altri riferimenti che uso, è perché sono stati come dei richiami. Io ho vissuto un'esperienza molto intensa e quindi questa iniziazione diretta che mi ha permesso poi di attivarmi nello studiare, nel ricercare informazioni. E quindi era l'informazione che poi risvegliava determinate memorie. E questo... Io dico sempre, sai quando mi domandano come la fai la tua ricerca, mica faccio la ricerca, è la ricerca che fa a me, cioè è lei che arriva. Come Barbara Banco, è lei che è arrivata attraverso l'invito di Marco che ha espresso proprio Barbara Banco a parole e pensate che anche le parole sono vibrazione. E oggi apro ancora un'altra piccola parentesi, proprio grazie a questa ricerca ho scoperto... Una donna che mi piacerebbe che poi entrasse anche in, in questo palinsesto si chiama Giovanna Giovannini, ho voluto incontrare anche lei e ho scoperto che attraverso le parole ci sono i suoni, ma i suoni intesi come note musicali. Quindi io poi le cose le voglio sempre sperimentare in primis perché io posso raccontare e anche il mio lavoro è fatto così, di anime, è un incontro di anime. Cioè non desidero che mi si veda come la dottoressa, come la professionista sul piedistallo e quindi che io devo fare qualcosa. Anzi, la medicina energetica e anche il futuro della medicina non utilizza la bacchetta magica. Anche se possono avvenire quei miracoli, in realtà il miracolo lo facciamo noi. Siamo noi magici. Non Siamo le noi magici. quindi Um, l'aspetto ecco, sonoro delle parole, quindi chiudo la parentesi, sappiate che come i numeri sono altre informazioni, quindi Frequenza. visto che io inizialmente ho parlato delle informazioni di quanto siano importanti, sentite e andate oltre quello che può essere appunto eh, la parola e entrate proprio nel suono, perché anche il suono può attivare qualcosa che va a risvegliare quei talenti e quindi si apre quella valigia e si tirano fuori quei doni. E per quanto riguarda Luigi, in realtà lui aveva visto il documentario che era andato in onda su Rai, eh, adesso lo vedete anche su Rai Play, era in seconda serata ma parlava proprio del corpo dell'amore e del fatto che l'amore, pensate, Viene precluso, quindi diventa un privilegio e ritorno ai privilegi di cui spesso parla Barbara. Invece dovrebbe essere un diritto che appartiene a tutti, e invece pensate che io nel 2017 ho scoperto che l'amore, l'affettività, perfino l'amicizia è negata a chi ha una disabilità. Ed è assurdo perché non è il mio mondo. Cioè, io quando ho scoperto questo mondo sommerso. Ho avuto proprio anche lì un click che mi ha detto, ma non è possibile che io possa vivere in un mondo precluso all'amore, all'affettività. Non sto parlando di sesso, attenzione, la sessualità è, qualcosa, è un viaggio ed è qualcosa che arriva attraverso l'intimità. E quindi Luigi, come chi arriva a me, arriva per vivere queste esperienze di intimità, di accoglienza. E certamente non ci aspettavamo che nel corso del primo anno, piano piano attraverso molte esperienze, poi siamo arrivati il primo aprile 2021 al massaggio Kundalini. E il massaggio Kundalini, come dicevo prima, attraverso di me attiva l'energia della terra, della madre terra. È potentissima perché dà origine alla vita utilizzando questa energia attraverso l'imposizione delle mani nella zona genitale del primo chakra, magari molti non sanno cos'è, ma a prescindere, sappiate che il corpo ha proprio dei punti energetici, è come lo snodo ferroviario, cioè lì arrivano tutte le informazioni, se noi andiamo a sbloccare quel, quell'ingorgo che spesso c'è da un punto di vista emozionale, sentimentale, mentale, Ecco che poi avvengono quelli che io ho chiamato miracoli, ma sono dei miracoli che vengono chiamati tali perché siamo ignoranti, altrimenti sarebbero la normalità. E quindi sapete cosa è successo? Che Luigi ha mosso le gambe. E nel primo incontro che non avevamo documentato, noi siamo rimasti esterefatti, increduli, perché... Quello che ci domandavamo era, è, è veramente successo? <ride> e quindi abbiamo poi sono una ricercatrice innanzitutto. Ecco, quando mi chiedono chi sono, di solito mi presento come una ricercatrice e studiosa <ride> del potenziale umano che è illimitato. E quindi da studiosa ho invitato Luigi che ha fatto 600 km ogni settimana per tre settimane quindi nell'arco di un mese è venuto quattro volte nel mio studio perché dovevamo verificare la ripetibilità e il video che tu hai visto Bellissimo. è stato girato addirittura dopo un anno quindi ad aprile del 2022 e questo non vuole portare alla luce l'anna che fa i miracoli no bisogna che possiate assorbire attraverso questo libro o delle informazioni che possono arrivarvi anche oggi al fatto che dentro ognuno di noi c'è tutto quello che ci serve per ottenere il benessere, l'equilibrio, mettere in comunicazione la parte dell'energia maschile con l'energia femminile della terra e del cielo. Dello yin e dello yang, possiamo eh, dare tante connotazioni, ma alla fine stiamo parlando proprio del fatto che, come gli alberi prendiamo nutrimento dal basso, ma poi non possiamo lasciarlo giù, confinato nelle, appunto nei chakra, nella parte bassa anche del corpo. Bisogna portarlo su in alto, come la linfa vitale, la sessualità può essere trasformata in una preghiera e questo è rivoluzionario. Perché? È una preghiera. Ma quanti hanno questa concezione? Perché parlare di sessualità. Tu hai detto l'80%, tesoro, ma wow! <ride> l'80% dei disagi. Ah, ok. Gli handicap invisibili, mi sono confrontata anche col dottor Amici, nell'ultima presentazione del libro, che mi ha fatto proprio questa domanda e ho detto: secondo il mio studio, le mie ricerche, su 10 telefonate, 8 arrivano perché ci sono delle problematiche e non c'è la disabilità oggettiva. E quindi l'aspetto di questo libro è quindi anche perché aggiungere a tantra che è una parola conosciuta aggiungere oro. È perché c'è intanto una trasformazione alchemica dell'aspetto della sessualità e quindi di non lasciarlo nell'aspetto fisico, mentale anche emozionale, bisogna espanderlo, integrarlo con l'aspetto dell'energia e quindi attraverso la comprensione dell'energia, della sessualità, che ripeto, è legata alla sessualità perché dà origine alla vita, ma è connessa alla forza vitale di ogni giorno e quindi è fondamentale che noi ci riappropriamo del significato profondo del chi siamo e quindi essere scintille di amore cosmico dovrebbe risuonare dentro di voi il fatto che siamo una famiglia galattica arriviamo dalle stelle Esther direbbe, Eter Antuci Giraffe direbbe cuori eterni è bellissimo <ride> è bellissimo e grazie Vedete che meraviglia, perché il talento di Anna, no? dicevamo prima, il giornalismo, no? le interviste di Anna Senatore, mentre vedete che in realtà i talenti sono tanti. Mi ero preparata, mi ero sì. preparata dal 2018. Pensate che per quanto possa sembrare così disinvolta, sono timida e quindi questa timidezza l'ho superata nel 2018 col sito e la trasformazione anche di chi ero prima rispetto al sito e al logo che poi eh, è quello che c'è anche sul libro fondamentalmente questo logo questo, trasforma proprio anche il piombo in oro come vedete ci sono le ali di Iside e il piombo c'è l'occhio di c'è il tau <ride> e quindi questa gestazione del logo è arrivata proprio dal 2017. L'incontro e la aver toccato il mondo della disabilità con mano ha creato dentro di me quello Swift, come vi dicevo, e quindi ho espanso e allargato la conoscenza attraverso chi eh, era il mio assistito o la mia assistita anche a quello che io stessa sapessi fare e non sapevo di saper fare. E quindi, come dicevo, la parte importante, legata al, al percorso eh, anche di autodeterminazione, nasce sempre dal fatto che ognuno di noi è in una certa spirale ascendente. Chi prima, chi dopo ha il suo viaggio con i suoi tempi, le sue modalità e quindi anche chi arriva a me arriva perché è pronto è pronto per incontrarmi perché io entro davvero in quella profondità che porta a farsi proprio questa domanda chi sono e da dove vengo perché se non comprendiamo anche questa origine divina vivere nella materia diventa veramente difficile e quindi attraverso eh, le interviste che facevo a chi otteneva dei risultati in corso d'opera con i percorsi, ecco che io chiedevo di poter lasciare una testimonianza e facevo già le mie interviste che poi pubblicavo affinché c'era questo spirito di condivisione. Io dicevo sempre quando la maggior parte, ma no, poi mi imbarazzo, sono timida. E io proprio dicevo loro, anche tu sei arrivata attraverso quelle interviste o perché qualcuno ti ha parlato di me. E quindi ascoltati e poi vedi se la tua storia potrà essere diffusa perché potrà arrivare ad altri uomini, ad altre donne. E quando io dico questo, effettivamente vado a toccare probabilmente quella corda che vibra e quindi dopo si supera anche l'imbarazzo al punto che molti mi dicono "Ma sai che sono venuta anche bene?" Cioè proprio perché no, di solito non vengo bene. Oppure in effetti riconoscono che anche nel parlare erano liberi, senza il disagio, le preoccupazioni. E quindi io sono arrivata a te nella stessa modalità con la quale intervistavo chi eh, avevo piacere che mi raccontasse la sua storia, perché appunto è attraverso le storie. E Mirella, in questo può essere davvero una grande maestra. Più tardi, quindi restate con noi. <ride> Poi la chiamiamo eh. un attimo con noi. Allora, eh, io voglio darti l'altra parte quella che ha cambiato la mia vita dopo aver incontrato ti faccio la domanda. Anna Ti <ride> preparo Ti prepari? Me la so già quasi fatta da sola già ti sto rispondendo allora. allora, Barbara Sì, tesoro Dal 10 novembre del 2020 cosa è successo nella tua vita? Allora, è successo che eh, c'è stata una spinta ecco quello di cui parli lo possiamo portare anche nel giuridico, perché in realtà se io sono quello che sono, io sono tutto ciò che è, non posso separare, perché attenzione, quello che si incontra normalmente è io sono molto spirituale, non ho bisogno di... io già sono, io sono, non ho bisogno di documenti, vedete la follia? C'è una separazione, quello no, allora non sono tutto quello che è, sono tutto quello che è meno quello. Dall'altra parte, la parte materica, chi magari non ha avuto eh, approccio spirituale, ma tutti siamo spirito, quindi non è che possiamo separare anche questo, dice no, ma io di quella roba lì non voglio sapere niente, io ho da fare col mutuo. Ecco qual è la magia di questa, di questa procedura PPT e anche e soprattutto degli documenti, degli strumenti, delle dichiarazioni di io, so, di io e di io sono che fanno questo, quel match. Tu mi parli, no? C'è una formula nel tuo libro. Eh, AC, amore cosmico, più K, Kundalini. Vedete che sono due le energie. Una viene da... Dal, dal cielo, quindi di quella spirituale, uno viene dalla terra, quindi quella della materia, per fare quella uguale, c'è scritto G, che vuol dire guarigione. Potresti mettere anche C, cura, perché è un po' quello che fa la madre a noi. Quindi cosa è cambiato? È che tutta la, la divulgazione ha preso veramente un, un, una forte spinta, una forte energia. Perché? Perché quell'intervista è spontanea, non ci siamo organizzate, non ci siamo preparate. Preparate. Cioè è, è venuto così e siccome c'è stato subito un feeling, una, una connessione, eh, una, sorellanza. una sorellanza, è stata anche con, con gli stessi argomenti che erano in quell'intervista, in quell che erano argomenti. Cioè non è che si esce da un incontro di Barbara Banco. Si esce un pochino spezzettati, no, diciamocelo, un po' destrutturati, almeno con un grandissimo dubbio. Ma questa è pazza, o sta dicendo delle cose che quasi mi risultano verosimili. Se sono verosimili, probabilmente sono anche vere, ok? Quindi un ringraziamento speciale perché, perché da lì si è aperto una serie di... Ma il sito era in costruzione o già c'era? Il sito lo stava costruendo Marco in quel momento, c'era il canale YouTube dove poi tra l'altro il tuo video è stato sempre perché i nostri canali miracolosamente o senza pregiudizio non vengono toccati. Ma proprio ti voglio ringraziare perché, perché è stata proprio... Eh, non solo una connessione tra, tra me, e te, poi una connessione che ha, che ha abbracciato. No? Ok, è quel, non è io, 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 ma è diventato già in quel video era già un noi. Ecco il questo noi. secondo me è il ringraziamento più grande che ti faccio perché era, era una chiacchierata. Non era come adesso Però ha fatto no, emergere siamo... l'esigenza del noi, ha fatto emergere il noi. Cioè ha iniziato quel, quel processo che ha portato, ha portato, ha portato al e viene centro. Viene da dire anche ci ha portato oggi qui. Assolutamente, è questo il punto. E volevo cogliere l'occasione per ringraziare Davide Pedrelli. Assolutamente sì. <ride> Assolutamente sì. Perché... Quando mi ha invitata, io arrivavo già da una lunga permanenza al nord, ero rientrata a Salerno e quindi ritornare ancora su <ride> ha significato un attimo riguardare aspetti organizzativi. E, ma ho sentito nelle sue parole il richiamo, come non avevo capito di che cosa si trattasse. Perché non spesso... sapevi neanche che dovevi parlare. <ride> infatti. Ma come sempre, vi dicevo, restare in ascolto ci permette di acquisire quella risposta, perché altrimenti abbiamo mille domande e mille risposte alle quali non diamo una direzione. E invece io a Davide dissi proprio questo. Davide, io sento che è importante, lasciami qualche giorno perché ho bisogno di organizzare, ma non ti posso dire se sì, ci sono, io l'ho detto dopo due giorni. E questo, Mi sembra che ci sei. <ride> e questo sì. davvero è importante perché comprendere anche dopo le cose che possono avvenire a causa di quella scelta è brava. È fondamentale perché il corso della nostra vita è un insieme di scelte e siamo sempre responsabili, assolutamente sempre responsabili. Davide mi ha fatto l'invito, ma la responsabilità del sì era la mia. Oppure, eh in altri casi, l'obbligatorietà di dire un sì è sempre vostra responsabilità. Quindi il percorso PPT può imparare o meglio può insegnare a dire anche no no grazie nego, oh, sì. il, con, nego il consenso che l'ho imparato ecco, se c'è una, una cosa che mi ha portato la nostra intervista aver acquisito proprio eh, dei termini e dietro quel termine la sostanza la sostanza di dire nego il consenso è fantastico è fantastico perché perché eh, noi siamo abituati a pensare di non avere potere. E eh vabbè, tu nega pure il consenso, per poi perché ha fatto? Attenzione, cambia, cambia. cambia come? <ride> perché io mi pongo... Ecco, io dico sempre che dovremmo smettere di negare il consenso al vicino e cominciare eh, a negare il consenso a chi veramente pensavamo fosse mamma Stato, papà, chiesa. E assolutamente revocare tutto quello che abbiamo dato prima, perché non basta negare il consenso, va revocato, ecco a cosa servono anche... I documenti. La carta, no? Serve a questo, serve a dichiarare, perché in realtà noi li chiamiamo documenti perché sono su carta, perché ci sono le scritte, perché poi devo mettere una, una firma o un autografo e anche qui c'è una differenza. Sostanziale. E ti chiedo... A questo punto, scusa se ti interrompo, è una chiacchierata. perché l'impronta digitale con il, con il rosso con il e rosso. quindi il sinonimo del sangue? Assolutamente è <ride> il sinonimo del sangue. Scusate, cosa dice che un uomo è vivo? Il fatto che nelle sue vene scorre il sangue. Attenzione, c'è anche proprio quando io dico rosso: rosso vivo. Che bel rosso vivo, non diciamo rosso morto? No, no, no. Quindi, quell'impronta cosa simboleggia? Intanto è il mio sigillo, è unica. Attenzione, la mia firma può essere eh, copiata, può essere falsificata. L'ho fatto pure io a scuola per le giustificazioni. Ditemi che mica non l'avete fatto, ma l'impronta no. Intanto è un atto magico, energetico. Io sigillo ciò che ho scritto, metto il mio sigillo unico e irrepetibile. E allora ti chiedo, come mai sulla carta di entità, che viene chiesta comunque l'impronta digitale viene fatta con il nero? È, è, dovina? Eh, dovina, perché quello è morto, <ride> quello è proprio il morto, giuridicamente parlando, chiaramente. Nel momento in cui io entro in quella legge dell'ammiragliato di cui parlavamo prima, come terra, humus terra, vado a fondo. Nelle acque io vado a fondo, ecco dove io scompaio nelle acque, dove io mi disperdo nelle acque. Le acque intese come, come giuri, diciamo, pertinenza giuridica, ok? giurisdizione. E infatti noi stiamo tornando dalle acque. Quale miglior... Eh, Simbolo energetico, ma anche proprio fisico, materico: se non la mia impronta, che ce l'ho solo io, e quel rosso che significa sono vivo, io sono vivo. Abbiamo un'altra particolarità nei nostri strumenti, noi autografiamo. Delle... <ride> Infatti, la seconda domanda che mi veniva spontanea da fare, ti anticipo ormai, <ride> era proprio. Perché l'ho scoperta l'importanza di usare un colore di una penna piuttosto che un'altra, perché potrebbe sembrare banale, casuale, ma con Barbara Banco ho compreso che c'è una bella differenza. E quindi desidero <ride> che questa domanda possa arrivare a chi non si fa questa, eh, questa riflessione. Ce lo chiedono spesso, no? Perché fate firmate in viola? Accidenti, viola, cioè poteva essere un altro, pure il verde è bello, però il viola è di più. Allora, ogni volta che noi prendiamo una penna, e questo noi lo sappiamo, si scrive in nero o si scrive in blu. Se ricordate qualche tempo fa i dottori scrivevano in blu, poi a un certo punto anche i dottori hanno dovuto cedere al nero. Perché scrivevano in blu? Perché trattavano la, la giustatura delle merci. Stiamo parlando di commercio. La legge dell'ammiragliato è commercio. Quindi nero giuridico, prettamente usato dai giudici, dal sistema. In, in generale gli uffici, le companies della Italy Republic Of, che sarebbe alias Repubblica Italiana, quella con la V? Ma anche quella con la V. E noi invece eh, firmiamo in viola. Perché il blu, dicevamo prima, è commercio. Cos'è viola? Cos'è il viola? Cos'è viola? Viola ce lo spiega bene cos'è il diritto canonico. Viola è con capacità giuridica piena. Cosa significa se io firmo in nero? Non ce l'ho attenzione, la coscienza, la parte cosci di coscienza di me ha sicuramente un appeso, anche se io sono costretto in qualche modo a autografare, cioè a firmare in nero. La mia firma non è più una firma, la mia firma è un autografo. Torniamo ad, alle parole. Cosa autografo io? Autografo un quadro, autografo una lettera. Mentre cosa firmo? Firmo eh, davanti a un giudice, davanti a un pubblico ufficiale. Non è la stessa cosa. Quando io autografo, specialmente come facciamo noi, tutto minuscolo, ah, che vuol dire tutto minuscolo? Guardate, è stato divertente vedere quanta difficoltà noi facciamo a... Cambiare quello che è la nostra struttura, confermo, confermo perché io stessa eh, si fa fatica, si mette sempre in alternato, quantomeno. Ci hanno insegnato che si firma con la B maiuscola nel mio caso, e, e il resto minuscolo. Perché? Perché anche lì, giuridicamente parlando, c'è un senso. questo Quando io autografo o vengo richiamato, eh, o meglio, firmo e vengo richiamato dal sistema con delle accezioni al mio nome Banco, Barbara è lei? Banco, è lei senatore Anna? non c'è sempre anche l'inversione c'è sempre prima il cognome perché qui magari diamo uno spunto di ricerca diamo uno spunto. andiamoci a guardare che cos'è la diminutio capitis viene dal diritto romano e, e proprio in base a come sono scritti i nomi ha un, una capacità o meno giuridica, vedete la differenza non è la personalità giuridica, la personalità giuridica è la persona fisica o piuttosto un'azienda. Quelli hanno personalità giuridica, hanno capacità di fare contratti secondo una normativa precisa per quella personalità giuridica. Se io sono un'azienda alimentare, io avrò una serie di legislazioni, di norme che mi obbligano a fare determinate cose. Ecco, quelle sono la mia capacità giuridica. In quella personalità io posso muovere in quell'ambito. Mentre quello di cui parliamo, autografato in viola, con l'impronta digitale rossa, tutto minuscolo, ha piena capacità giuridica. Dove? Nelle leggi naturali. Di fare qualsiasi tipo di contratto, attenzione, perché una delle cose che mi dicono... Ah, ma voi eliminate, eliminate le norme, eliminate le leggi, ma qui viene fuori una baraonda. È una preoccupazione perché l'anarchia è quella che… Eh, C'entra niente l'anarchia, anche se pure lì c'è tutta una deviazione, non da però poco. È importante far comprendere che non si, sì. ehm, intanto che si comunica e quindi questi documenti servono per comunicare sì. e soprattutto… Il documento ci aiuta a comprendere l'aspetto tra la parte giuridica e la parte spirituale. Quindi quando parliamo di coscienza, di solito in qualsiasi altro documento non c'è questa piena capacità di essere nella presenza e quindi è importante anche avere questo approccio quando ci si relaziona con OPPT. Eh beh, non si può fare altrimenti, cioè, dicevamo prima senza luna non funziona l'altra. Ecco che nel, quando io mando uno strumento quindi mando una documentazione delle dichiarazioni al sistema, se quelle dichiarazioni non funzionano, non funzionano per nessuno. E invece qui noi abbiamo giornalmente la certezza che ad alcuni funzionano, chiudono continuamente procedimenti, mutui, cose, prestiti, eccetera, eccetera, posizioni, e a, a volte invece no, lo stesso documento non ha la stessa, eh, lo stesso risultato. È difficile da comprendere, se tu ci pensi... È perché non c'è l'unità, non c'è ecco, l'integrità. Mi permetti una metafora? Certo. È come avere il biglietto da marcare nel l'autobus, è lo stesso biglietto che acquistiamo dal tabaccaio, ma se a me funziona e a Barbara no, non è una questione del biglietto e quindi bisogna comprendere un approccio differente alla comunicazione di questi documenti e probabilmente anche di altri documenti, che vuol dire in che modo io firmo, in che modo io li compilo, perché fa la differenza e quindi per molti eh sì. che si stanno avvicinando anche all'autodeterminazione a mio avviso penso che sia fondamentale dare proprio questa indicazione perché come facciamo le cose fa la differenza io ricordo che per un'ora che ho scritto io sono ero tutta brividi e sappiamo che ci sono computer che vanno in tilt oh è una la <ride> normalità praticamente perché si aumenta il campo elettrico il campo materico prende un nuovo spunto, una nuova energia. <ride> Voglio eh, concludere quando parlare della, della capacità giuridica, quindi la finzione giuridica, la persona fisica, la, anche la personalità giuridica, quindi l'azienda, si può dire sì o no rispetto alle norme che, che regolamentano quella finzione. La capacità giuridica è la capacità, dicevamo, di fare il contratto ma su, basandolo su cosa? Basandolo sulla responsabilità, su quei principi di cui parlavamo prima, perché le norme non hanno, a, a, a mio avviso, ma penso possiamo dire un po' in generale, non hanno impedito la violenza, cioè le leggi umane non hanno impedito la violenza, trattati, non trattati, non hanno impedito la violenza, anzi l'hanno aumentata. Sono state quelle alleanze, quelle modalità... Eh, di, di guerriglia anche sottile dove la pace diventa la missione per la pace cioè non, puoi, non, non può esistere una cosa del genere no? quindi a tutt'altro che l'autodeterminazione si basa sul io faccio come mi pare perché se abbiamo compreso che ci mettiamo immediatamente da autodeterminati sotto le leggi universali e le leggi naturali lì non c'è il giudice corrotto che mi fa passare la pratica o che in qualche modo mi scagiona da un reato che io ho commesso perché c'è collusione e concussione. Okay? C'è una legge universale che ha un suo funzionamento naturale proprio, che non ha da passare su uno sconto di pena o piuttosto su. passa solo su ciò che fai come lo fai, se sei in responsabilità quando lo fai trasparenza, onore, onore e la conoscenza di chi sei e quindi del valore attenzione l'autodeterminazione si basa su questo quel timbro quel sigillo quell'autografo con l'impronta digitale rossa dice assolutamente che io non ho bisogno due volte sogno non ho bisogno di nessuno che dica che io sono autodeterminato o che lo neghi o che mi dia il privilegio di esserlo. Non sì, ho sì, bisogno di nessuno E soprattutto è quel timbro, discorso del privilegio rispetto al diritto. Che è quello che abbiamo praticamente con tutte le corporazioni di diritto privato. Basta guardare il lavoro che sarebbe, sarebbe l'articolo 1 della famosissima Costituzione italiana, nonché... Regolamento interno di un'azienda di diritto privato di cui il Parlamento non è altro che il Consiglio d'amministrazione. Tutto, tutto controllabile dentro la Security e Change Commission americana. Ma oggi, siccome abbiamo fatto un tantinello di pubblicità, che vuol dire la vera pubblicità è il rendere pubblico. Attenzione. Abbiamo fatto sapere e quindi se andate a digitare direttamente Italy Republic Of su Google, vi, vi, vi scappa fuori proprio direttamente lo screenshot per farvi vedere che quello che noi pensiamo essere uno Stato non lo è, dicevo, la, la responsabilità, la trasparenza, l'onore, il sapere cos'è il valore, quindi mettersi a servizio, questo ci pone tutt'altro che fuori legge assolutamente nella legge, nella legge. Dicevamo, lavoro è un diritto, questa legge che noi intendiamo legge, che sarebbe né più né meno che il diritto positivo in Italia, impositivo, che ci dimentichiamo sempre di dirlo, perché impone una pena, in quel diritto lì eh, eh, noi ci perdiamo la vera natura del diritto perché Perché io ti impongo di non fare questo perché se no ti punisco ma questo ha fermato come diciamo prima ha fermato i ladri eh, eh, le, guerre, le guerre non ha fermato niente anzi pensateci bene le ha incentivati le ha creati le ha alimentati quindi essere quindi... autodeterminato vuol dire assolutamente essere nella e essere la legge Assolutamente diverso. E quindi siamo d'accordo che questi due anni hanno fatto cadere molte maschere. Oh, I muri, in realtà, io ho visto cadere. <ride> che maschere. Tu ti eri già eh, avvicinata da molti più anni perché sì. il 2012 è stata veramente è la fine di del un mondo. mondo. Ma non tutti l'hanno compresa sia come metafora. Ma in questo caso, quando io ho scoperto OPPT e quello che aveva fatto Anna Tucci Giraffe e gli altri due procuratori, ho dato ancora una connotazione importante a quella fine del mondo. Ed eravamo nel 2020. Sì. Oggi, nel 2023, possiamo affermare che tutto è stato un viaggio nel quale abbiamo incominciato ad avere risposte e aver utilizzato questa consapevolezza, questa coscienza per ottenere sicuramente un'evoluzione. Un Io personalmente oggi sono qui anche per farvi una testimonianza, perché in questi due anni, grazie al fatto che poi quando sentivo il richiamo mi collegavo con la Zoom, chi mi segue te Barbara sa che non c'ero ad ogni Zoom. Non importa. Ma quando, ci sei quando, ti, quando, serve. quando ho sentito ecco, il richiamo, ecco che poi ci sono state azioni che ho fatto. Pensate che l'Universal Pass l'ho fatto nel primo ottobre del 2022, quindi ieri si può dire. Ma questo poi ha attivato altre cose ed è importante comprendere che i documenti vanno fatti quando si sente dentro che è arrivato il momento. Quindi quando vol molte volte mi dicono è eh, perché mi sono bloccata, è perché a volte bisogna rimanere lì. Eh, devi Trasmutare quello che ti blocca è lì fare... il punto, è lì l'occasione. Esatto, perché altrimenti fare le azioni solo per ottenere un beneficio economico non produce il risultato. Ti fai male, ti fai tanto, tanto male perché, come dicevamo prima, il mondo non è a debito o a credito, il mondo è gratuito, è nella grazia e la grazia le ricevi quando consapevolmente doni. Quindi ogni nostra azione è un dono, non è faccio per me come dicevamo, no, io sono autodeterminato lì, io di là faccio per me e poi il problema non mi riguarda. Anche perché la condivisione che ho notato nei Zoom è fantastica. Il noie arriva, arriva perché c'è proprio la condivisione della difficoltà e soprattutto la condivisione di ciò che avviene in modo straordinario e quindi così come anch'io ho portato il mio contributo, è bello che sia così, perché se siamo autodeterminati in modo isolato, nessuno sa dell'altro e non ci possiamo arricchire, perché l'esperienza che vive ognuno di noi in coerenza all'interno, proprio fra questa duplice forza, fra la terra e il cielo, arriva anche a chi non ha fatto la stessa esperienza, arriva. E è a sua disposizione. Implementa volente o nolente saperlo o non saperlo, cioè sapere che esiste qualcosa non vuol dire che esiste, come non sapere che esiste qualcosa non vuol dire che non, non esiste. Ci sia. <ride> ok? Quindi, cos'è questo? È implementazione. E quindi il sito NoIE è, è fondamentale perché. Inserire all'interno le vostre esperienze sicuramente arricchisce come l'egregora, come la coscienza collettiva di informazioni. Quindi qualsiasi cosa voi facciate, vivete, i vostri successi, la vostra evoluzione. Io invito, se mi permetti Barbara, proprio a condividerla. E, e quindi ci eh, sono una marea di, di, tra, di esperienze. E vorrei ringraziare anche Fausta e Roberto, esatto. che non ho avuto ancora il Proprio l'onore di incontrare, di abbracciare, ma è grazie a loro che anche questo sta avvenendo. È come se l'Egregora si stia arricchendo e si stia nutrendo di informazioni affinché possano arrivare a molte più anime. Allora ci sono delle, degli incontri in questo mio cammino, perché ognuno, noi stiamo facendo un cammino di popolo quindi stiamo facendo il secondo Integra, quello che mi permette di sentire che ho una sorella vicino, la guardo, e, e oggi l'ho presa anche, mi sei qua davanti, la guardo e, e, e scopro che è meraviglia, cioè la guardo e dico che è bello che è qui, non la conosco, non importa, io la conosco. È l'anima che riconosce. La riconosco, ok? <ride> e, 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 quel, questo, questo spirito di fratellanza... Che utilizzato anche qui come verità base, attenzione, il sistema lavora su una verità tutto l'impianto sistemico è basato su una verità la verità assoluta che noi siamo energia cristica, che noi siamo la vita okay? che noi siamo cielo e terra che, che nel momento in cui ci mettiamo a servizio di quello per cui siamo nati lì c'è la gioia e lì c'è anima c'è il progetto dell'anima il piano assoluto lo chiama <ride> Eter non manco divino assoluto perché è assoluto quando ci mettiamo in quella posizione lì e quando cominciamo a percepire questo flusso legame ah, quindi... attenzione, legame legame noi lo chiamiamo in un altro modo lo chiamiamo legge legge vuol dire legame legaccio laccio. Cioè noi siamo collegati, sono quella rete. Quella rete dove eccoci fluisce la vita, l'energia, perché come fa a passare da me a te? Cioè noi siamo separati? Che non mi vedi, io sono qua, tu sei là, ma tra me e Anna in questo momento, ma tra me e noi, tra noi e noi c'è un unico cuore al centro. Ecco perché è meraviglioso quello che stiamo apportando non tanto soltanto perché ci stiamo autodeterminando, perché guardate che non è una novità sul pianeta l'autodeterminazione. L'autodeterminazione sono le tribù, sono i popoli, le piccole tribù, che semplicemente trovavano il loro territorio, si scambiavano tra, tra tribù e tribù, finché non entrava in funzione quello strumento di separazione, di disgregazione che è l'interesse, che è il profitto, che è l'accumulo. Io devo avere il grano da parte perché hai visto mai, d'inverno poi non troverò le verdure o quello che incontravo sul mio cammino per sfamare la mia tribù, quindi io metto da parte e questo sapete cosa significa? Nel flusso della vita non esiste l'accumulo. Perché l'accumulo è nell'ambiente. E parliamo poi di approccio alla scarsità, non all'abbondanza. È proprio alla mancanza, a questa frequenza che ci ha intrappolati un po' tutti ecco. e che noi alimentiamo, attenzione, ecco. ah, perdonami, perché? Perché se io questo accumulo lo metto nell'ambiente diventa inquinamento. Se lo metto in banca diventa povertà e ricchezza. Ma se lo metto nel corpo diventa malattia. E ecco qua che devo guarire tutte quelle strutture per fare in modo di far emergere quello che sono veramente una del popolo. Una con un compito: che non è più bello o più brutto di un altro, non è più importante o meno importante, è semplicemente il mio. E quindi smettiamo anche in questo nel flusso di avere invidia e paura. Competenze, competizione paura mi rubi quello che non ti posso rubare niente perché quello che puoi fare te lo puoi fare solo tu e infatti quel giorno quel, quell'upgrade lo potevamo fare solo io e te perché è accaduto ora ne possiamo prendere atto celebrare questa meraviglia insieme a tutto ciò che è arrivato anche no? da quel nostro incontro e mettere un punto perché oggi non è solo l'energia di Anna e la mia ma è l'energia di tutti noi che sta spingendo di nuovo su perché? perché Eter lo dice sempre tutto su in che senso tutto su? eleviamo questa frequenza della mancanza fino a quello che è la verità perché attenzione questo è l'anno della verità la verità di che cosa? Dell'abbondanza, del flusso, della prosperità e di tutto quello che naturalmente. È come se il 2023 sia quello spartiacque tra tutto ciò che abbiamo detto in questi due anni. Pochi hanno sperimentato, ma oggi è arrivato il momento di aprire a queste sperimentazioni, nella fiducia, perché magari i pionieri, come sempre, sfidano proprio un terreno sconosciuto, ma oggi, dopo due anni e tante tante testimonianze, e grazie anche a Lombardia TV, abbiamo l'opportunità di inviare questo messaggio che vuole essere intanto una speranza, una luce, una piccola scintilla che possa accendersi. Perché nel momento in cui la scintilla si accende, risuona, ecco che lo switch può avvenire da un momento all'altro, cioè tutto ciò che non è stato fatto in una vita può essere fatto ora, qui, in questo momento. E quindi l'augurio e l'invito e il ringraziamento la riconoscenza va a tutte quelle anime, probabilmente molti dei presenti, che hanno fatto da pionieri insieme a te, Barbara. Eccoli, ce li ho tutti davanti. Grazie. Eccoli, quando io <ride> incontro il popolo la meraviglia è che e comprendo eh, quando me lo dicono mi dicono Barbara mi hai cambiato la vita mi hai salvato non ci provare a darmi Non la ci responsabilità provare, perché io non salvo nessuno anche, anche no e io rispondo ma cioè io aspettavo te io veramente aspettavo ognuno di noi e, e ogni volta che arriva qualcuno ma anche che va e poi torna e, e poi se ne va anche arrabbiato, o poi, non importa, ha portato, ha portato, ha già dato quello che doveva dare, ha già portato il suo contributo, perché non è possibile, non è reale pensare che qualcuno è inutile, altrimenti non esisterebbe, la vita, la vita è semplice, semplicissima, minimo sforzo. Massima resa quindi non è che io mi metto a creare qualcosa che non serve. Se c'è serve. E se serve, allora se è a servizio è ancora meglio. Qua cioè, questo però dipende da me. Riuscire a vedere qual è il servizio in quel momento che mi sta portando, anche quello che non mi fa proprio. <ride> mi fa anche un po' arrabbiare. No? Mi, mi, mi provoca reazione, ecco già. Se guardiamo la reazione ci possiamo rendere conto che noi siamo programmati a reagire continuamente. Cara Anna Che spettacolo oggi! Cioè, veramente grazie, posso darvi farvi io un abbraccio. Che bello! Che bello! Nel, in questi due anni. Questo popolo, il popolo, è, noi ci definiamo noi è, io sono, one people, la nazione. Perché questa, dicevamo prima, no, la nazione ha un significato molto grande? Perché la nazione oggi ha una importanza così eh, incisiva? su quello che noi definiamo sistema, ce l'ha proprio perché è compattezza di autodeterminati che autodeterminano la loro strada. Una sola razza, una sola nazione, una sola famiglia. Attenzione, la famiglia in realtà, se andiamo a guardare nell'etimologia, non è proprio il massimo del massimo, perché è tribù di schiavi. Ma se noi cambiamo, e lo possiamo fare, è stato Adamo, no? Dice che ha dato il nome alle cose, noi diamo la giusta accessione, famiglia è una tribù a servizio. Ecco, se devo definire oggi il popolo è una tribù. Una un'entità un unica, quel noi fatta di tanti, quel noi è a servizio di chi? Della madre. Prima di tutto della madre, perché prima metto i piedi per terra, scendo giù nella radice e da lì che porto su l'energia vitale fino ad abbracciare in me anche il padre. Quindi, comunione, equilibrio tra chiamiamoli maschile, femminile, positivo, negativo, ma assolutamente facendo pace con tutte e due le nostre parti. A partire da noi stessi. Dentro e fuori. E il concetto è proprio questo: partire da noi stessi. Perché spesso si cerca di oh. salvare l'altro e non si guarda invece nel proprio terreno, nel proprio nel seminato. Quindi il viaggio parte da noi stessi ed è quello che porto proprio io come testimonianza. Eh, quelle che sono anche le storie, le testimonianze che ho raccolto e il libro anche multimediale, ecco, ci tenevo a specificare che ci voilà. sono quel code e devo dire che eh, come tu hai voluto dare un'accezione differente alla famiglia Anch'io ho voluto dare questa accezione differente allo scanner che in questi due anni è stato utilizzato per scannerizzare il Green Pass. Ecco che invece questo libro offre nella parte finale, legata alle testimonianze. Eccola. No, aspetta. No. no. Oh, wow. Hai ah, QR code? Eccoli qua. Ecco che io non sapevo neanche che ci fosse lo scanner in un cellulare o l'opzione, questa applicazione. Aver utilizzato ehm, questi QR code mi ha permesso di rendere il libro multimediale affinché non solo la testimonianza di Luigi, ma anche altre testimonianze e anche le ricerche, gli studi, altre interviste che sono state fatte sono accessibili attraverso un cellulare, Quindi non è solo un libro come un libro vecchio scritto, tipo, diciamo vecchio, vecchio, stampo. Vecchio, stampo. vecchio stampo o stampa. Poi mi rendo conto che oggi si legge sempre meno. Mi rendo conto che ognuno può scrivere un libro raccontando la propria storia. Sono sicura che così come concepisco io questo libro come un figlio che va nelle mani di chi lo sta accogliendo come un'adozione possa trovare un, um, un messaggio una risposta anche semplicemente aprendo una pagina a caso ed è questo il modo in cui <ride> l'hai ricordata la, la, il numero 113 grazie <ride> poi il 13 è proprio <ride> il numero della morte e della rinascita l'uno è il principio e quindi ecco io le mie dediche le faccio così in modo ispirato, collegandomi all'energia di chi arriva e mi chiede il libro. Nel momento in cui eh, lo invito a tenere gli occhi chiusi, ecco che poi arriva la pagina, e da quella pagina mi prendo il mio tempo e poi la dedica è personalizzata, così come i miei percorsi. Io non ho dei protocolli, il mio modo di lavorare è proprio in connessione. Quindi, quando è stato stampato il libro, con La prima presentazione mi sono visualizzata al momento in cui mi veniva richiesta la dedica e non riuscivo solo ad autografare. E quindi ho portato una parte di me anche nel mio modo di lavorare, e questo però allunga molto i tempi. Quindi, immaginate, ho fatto una presentazione che ho finito Il alle 9 e mezza. tesoro. Non dire <ride> che non esiste perché è una vera un vera, proprio. Ecco, però ci vuole la pazienza poi di anche aspettare è prezioso okay. va bene l'attesa <ride> attendere senza tensione perché devo stare sempre in tensione perché? perché se sto sempre in tensione eh, eh, non sto in attenzione <ride> sono in tensione sono Quindi proiettato per doma domani aspetta che mi piacciono questi nuovi paradigmi <ride> Essere nell'attenzione vuol dire essere nell'attenzione. privativo. Ah, quindi l'assenza. Ah, okay, cioè okay. Attendere è senza attenzione, cioè attendo vuol dire che non sto fermo. È bella questa cosa perché in realtà nuovo. attendere alle file, attendere anche al supermercato ci fa impazientire senza pazienza. Invece dovremmo coglierlo come un momento. C'è già il viaggio nell'attesa, <ride> grazie. Eh, e poi quando il viaggio è fatto, eh, devi avere per forza un'altra meta, un meta, perché altrimenti ti rifermi un'altra volta. Invece, e la prima E Quindi, vita Barbara, adesso la domanda Cara. la faccio io. Qual è la prossima meta? Oh, la prossima meta, in realtà, è già qua, non è domani, è già successa e è la gratuità sul pianeta. È ritornare all'origine, ab origine, esattamente dove siamo Sempre stati perché attenzione, ripristinare le leggi naturali sembra quasi una follia. Le leggi naturali non hanno mai smesso di funzionare, come ripristinare il flusso di gratuità, di grazia sul pianeta, sembra una follia. Che ripristini, cioè, se io vivo vuol dire che il flusso è qui, ok? Però poi ci sono le bollette da pagare. No, e ripristinare la mente è fare in modo che la mente ricordi, esca dalle acque non solo, ma anche dell'oblio, no? ricordi che è sempre stato gratuità, è sempre stato amore, assolutamente no, è sempre stata legge naturale, legge e universale. Vogliamo dire quindi che le bollette non si dovrebbero parlo no, no, no. Del pagare perché allora. il fatto stesso che siamo vivi e abbiamo l'energia che arriva dalla terra arriva dal sole arriva, arriva da ogni forma elementale e quindi l'aspetto poi di ritornare a comprendere questo tipo di energia legata anche a Nikola Tesla che è stato poi oh, oh, allora aspetta Anna, ti prego perché in questo <ride> lo vedi quando mi ah, aspetta <ride> ok io sono anche così, molto spontanea allora, fino a che Attenzione, fino a che l'energia elettrica verrà prodotta con il sangue della madre, che verranno estratte, violate, mozzicate, mangiate, penetrate. violentate, penetrate le carni della madre, allora lì il pagamento è proprio necessario, perché è la compensazione che funziona nell'universo. Cosa c'è? Cos'è la giustizia? la giustizia arriva a e bilanciare non è mai così non è mai così non riconosce lo giusto e lo sbagliato riconosce l'equilibrio e quindi arriva a ripristinare è vero anche che tutte le nuove tecnologie Tesla, Ghina, Majorana la macchina di Majorana la macchina di Majorana che è col noi dall'inizio no? ci sono dei, dei, delle anime che si Cogliamo incontrano e poi per ringraziare per Piero Maravalli, Maravalli è ha fatto Richards. un ottimo lavoro di divulgazione assolutamente sì ed è stato intervistato anche da Pier Giorgio Gio Caria sì lo so, lo so, è la sua ultima intervista <ride> anche, vuoi che non lo sappia e quindi come vedi siamo doveva essere con noi ma aveva un altro impegno siamo sarà per la prossima ti aspettiamo Piero Sì. stiamo davvero incominciando a ottenere quella visibilità affinché il messaggio di energie occultate volutamente occultate stanno incominciando essere visibili. Ce ne sono talmente tante di eh, strumentazioni che sono arrivate all'uomo, agli uomini, attenzione nella legge naturale non esiste neanche la proprietà intellettuale, eh? attenzione, cioè io semplicemente in quel momento sono canale Quindi... per il popolo di quello strumento, perché il mio talento, la mia pulizia in quel momento, il mio intento permette quella discesa, no? dalla mente cosmica, dall'amore cosmico, no? Ce ne sono talmente tante, occultate anche questo, è uno degli, degli intenti del popolo, la restituzione de, di, quelle, eh, di quelle tecnologie. Di svelare. Esatto, non rivelare. S me l'ha insegnato questa. <ride> Attenzione anche. Rivelare. Rivelazione Se vuol dire rivelare due volte, rimette un altro velo. <ride> rivelare vuol dire rimettere il velo, no? Invece, è svelare togliere quel velo ci permetterà di vivere un'esistenza in comunione, non solo tra il popolo, ma assolutamente prima con la madre e col padre. Quindi, ecco dove siamo, noi, stiamo elaborando questo nel senso io non posso. Pensare alla grazia, alla gratuità, nel, nel frattempo scendere a compromesso con me stesso, dicendo: Vabbè, ma adesso no, io vado diretto dove voglio andare. Una delle nostre prerogative è stata sempre: poi me l'hanno detto tantissime volte, mi hanno detto, Barbara, ma tu hai una visione troppo là, e eh, ma se voglio andare là, non la posso mettere qua la visione, la devo mettere là, e eh, ma da qui a lì non ti preoccupare. Come ci arrivi lì, perché se è vero che le leggi universali arrivano a bilanciare e a portare ad apportare valore e nutrimento, tu decidi dove, cosa e come, lasciati nella magia dell'accoglienza e lasciati morbida. Sì, nella fiducia, nella fede, e di nuovo, sì. lasciati morbido. Perché? perché ci saranno delle situazioni che tu non avevi calcolato, non potevi calcolare. E ecco che noi sappiamo bene dove stiamo andando. Gratuità, equità sul pianeta, quando ti serve, dove ti serve e come ti serve, non come io penso che mi serve. È stata una chiacchierata meravigliosa. Siamo in chiusura, io ho qua davanti sta meraviglia di donna stupenda che, a cui chiedo di accompagnarci in questo saluto della prima parte nella seconda parte ci saranno ci sarà appunto Mirella con noi, eccola grazie ciao Mirella grazie, ciao. grazie. Vieni. vengo con voi vengo in mezzo a voi bravissima Oh, come mi piace il prezzemolo. In mezzo come il prezzemolo. Sono felicissima di essere qui. Io, qualcuno mi conosce già. Io sono amica di Anna mh, da molto tempo, amica di Barbara da un po' meno tempo, ma grandiosamente amica. Comunione. E, esatto, e quindi anch'io con eh, coi libri ho mandato questo messaggio che mi è stato donato. Eravamo dalla... abbracciati, grazie Maria. Che mi è stato donato da aperture, diciamo eh, che do a tutti perché il libro è una cosa che passa attraverso la mente, attraverso il cuore, attraverso l'anima, quindi io dopo parlerò. Ehm, comunque, che dire è una meraviglia, è una gioia essere con voi. Eh, noi, è, noi, noi è uno solo, uno solo, ecco questo è importante. Grazie, Mirella. grazie, Mirella. Allora, dopo pranzo, ecco Marco, dopo pranzo, eh, dopo il break, eh, ci sarà Danilo che ci parla un po' dei documenti, proprio della procedura, che cosa facciamo, che succede quando invio, intanto queste PEC, no? cosa succede quando invio la PEC? Fuori vuol dire che sto affermando la mia autodeterminazione, dentro sto smettendo. Di avere paura. Brava. E questo è determinante. È un'accensione, mi accendo un'ultima cosa, vi lascio con una poesia. Sapete che secondo me la poesia è il linguaggio dell'anima, e questa poesia si intitola Valore. Oh, wow! <ride> Chiediti quante persone fai felici con la tua presenza. Solo da questo avrai misura del tuo valore. Questa me l'hai già detta tu a me. Che meraviglia! È bellissima, è stupenda. Grazie, grazie. Con te ci vediamo dopo. Dicevo ci sarà Danilo con, i, con gli strumenti che utilizziamo, che ci, è determinante anche sapere. Mirella con... Le sue fiabe, ma non vi preannuncio niente perché con lei è tutto un dire. Non è una fiaba, questa è la storia come ce l'hanno raccontata, ma io ve la racconterò in un altro modo. Eh, allora è la fiaba, è, è proprio il viaggio, no? Il viaggio animico. E poi questo pomeriggio, oltre a, a fare lo speaker, Marco ci regala un momento con se stesso. Quest'uomo è un grande. Grazie, Anna Tesoro. Grazie, grazie, grazie a tutti. Faccio un ultimo ringraziamento a Fausta e Roberto a Lombardia TV che ci stanno permettendo veramente un altro scatto e è importante che ci sei tu perché proprio questa è un'altra apertura come quella che abbiamo creato insieme quel giorno stavolta insieme creiamo l'apertura per il tutto quindi grazie Fausta, grazie eh, Roberto Il tutto per tutti Esatto, tutti per tutti anche grazie a Lombardia TV e soprattutto grazie a Gio, a Luca, grazie. a quello che è là dietro, grazie a Davide, grazie a, a Franca e grazie a tutti quelli a Equilandia che ci ospita. Grazie a tutti noi, perché ogni Io sono contribuisce in egual misura a Io sono. Grazie. Allora ci rivediamo dopo nella prossima singolarità di questo spazio-tempo e daremo vita e continuità a nuove informazioni e nuove emozioni. Grazie. grazie. grazie.